arriva la seconda sconfitta consecutiva, la quarta stagionale per i Diavoli Rossi di Nicosia nell'ottava giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C. Il sestetto guidato dal coach Nanni Di Mario ha perso in casa 1-3 contro la nuova capolista del campionato, la Papiro Volley di Fiumefreddo. Gli ospiti si sono aggiudicati in modo netto i primi due set con il medesimo punteggio di 19-25. Con un moto d'orgoglio i Diavoli Rossi di Nicosia, retti anche da un tifo incessante da parte dei suoi supporters, sono riusciti ad aggiudicarsi il terzo set per 26-24. La Papiro Volley riprende in mano il match e si aggiudica il quarto set e l'intera posta in palio, vincendo per 16-25. Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni, la squadra etnea ha dimostrato di poter puntare alla promozione in Serie B vincendo agevolmente su uno dei campi più difficili del campionato di Serie C. Con questa sconfitta casalinga, la squadra del presente campione rimane ferma ad 11 punti all'ottavo posto in attesa che si giochino gli altri match della giornata. Sabato prossimo i Diavoli Rossi Nicosia giocheranno ancora una volta in casa contro la New Image Volley Giarre, squadra di alta classifica attualmente al quarto posto in classifica.